Bene, siamo qui in una caffetteria che non è solo una caffetteria, è qualcosa di particolare perché puoi leggere i libri, puoi degustare i caffè, insomma dentro l'anima di Angelo abbiamo trovato e conosciuto una passione molto particolare. E raccontaci qualcosa, come nasce la tua storia? Beh, io nasco come barman di cocktail. E ho fatto un percorso Ibis di studio e il mondo del bar e dell'accoglienza mi ha sempre affascinato molto. Sono una ventina di anni che lavoro in mezzo alla gente e il caffè è nato da un'intuizione, e dall'evoluzione italica della tazzina, nel senso che l'espresso italiano è nato come metodo di estrazione intorno alla metà del Novecento e ha avuto un grande successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, e per noi è un'esperienza quotidiana e culturale. Quindi girato anche il mondo? Lavoro soprattutto in Asia per insegnare caffetteria italiana grazie alla scuola di cui faccio parte, Italian Barista School, ed è molto piacevole vedere come l'espresso italiano conquisti i palati internazionali, proprio perché ha questa grande complessità e dona piacere, e quello grazie al genio italico di riuscire a tirare fuori da 7 grammi e mezzo di una polverina, trasformarla in un liquido pieno di sensazioni. Si dice che ci siano più di 1000 molecole che lavorano, quindi che ci possono dare delle sensazioni diverse, e questo lo rende un master. Ma è vero quando si dice stai sveglio, bevi caffè, devi studiare, bevi caffè? Beh, sicuramente il caffè dà energia, ma è soprattutto non solo per la caffeina, ma proprio per l'intensità degli aromi e dei sapori che si possono sentire all'interno della tazzina. E molte volte è visto proprio come bevo il caffè per caricarmi, in realtà c'è dietro un mondo. Sì, assolutamente. E la caffeina è soltanto una delle sostanze che si possono trovare all'interno del caffè, è sicuramente non la più ampia. Però credo che alcuni dicono, ho letto un articolo che spiegava che la carica arrivava più dagli aromi che non dalla caffeina stessa. E sicuramente il caffè aiuta a pensare, ma aiuta a pensare da secoli, nel senso che gli arabi lo utilizzavano proprio per riuscire a fare delle meditazioni più lunghe e avere intensità durante notti a parlare, non potendo bere alcol per religione, bevono un caffè. E dacci giusto qualche consiglio, se c'è, come degustare, come capire se un caffè, cioè in che modo uno può trovare il suo caffè, perché anche nel caffè può trovare la sua identità, no? Assolutamente. E ci sono tanti tipi di caffè, tanti tipi di miscele, e ogni miscela ha un po' il suo gusto e le sue peculiarità. Sicuramente attenzione e consapevolezza ci aiutano a dare importanza al rito del caffè espresso, avvicinare la tazzina al naso un po' come si fa nel vino, è la prima mossa per avvicinarci, e poi ascoltare tanto quello che ha da dire lui. Siamo noi lo strumento con cui lui si racconta. Mettersi in ascolto su. Poi possiamo sentire profumi di cioccolato e di vaniglia, per arrivare ad alcune monorigini che sanno di agrumi, limoni o frutti rossi. E la percezione che piace tanto a noi italiani e che l'espresso è riuscito a creare con la crema e questa sciroposità, rotondità che è piacevolissima, quasi una crema. E poi per i 10 minuti successivi ad una degustazione di un caffè buono
c'è tutta una serie di note che piano piano arrivano e si trasformano. Angelo, ci sarebbe da parlare una giornata, due giorni interi, sì, però ieri, anche di più. Ieri ci hai detto una cosa particolare, è che il caffè ti aiuta a andare a far viaggiare il pensiero, invece l'alcol te lo... Anche questa è una lettura che ho fatto e mi è piaciuta moltissimo, dove esprimeva come l'alcol tenda ad assopire, esatto, i pensieri, mentre il caffè tenda ad aumentarli. Quindi credo che anche questo sia un elemento importante di questa bevanda che sicuramente amo. Per chi vuole provare un buon caffè qui a Rimini, a Lidangelo Caffetteria Libreria, vi aspettiamo e sicuramente la passione e l'amore per la bevanda e per i libri ci uniscono. Bene, grazie. Grazie a voi, buona giornata.